poi parlano del Louvre come se fosse uno scantinato della fondazione di Pistoia. Cioè, è un museo formidabile, le opere, il lumen deve essere sotto luce, cioè, sembra che non, cioè, dobbiamo spiegare al Louvre come espongono. Così Vittorio Sgarbi in visita a Pistoia alla Fondazione Caripit, dove è in corso la mostra Italia Moderna 1945-1975, dalla ricostruzione alla contestazione, a chi gli chiedeva un commento in merito alla polemica sui prestiti di opere d'arte di Leonardo da Vinci al Louvre di Parigi, sia riguardo al più famoso uomo vitruviano, il cui prestito è stato bloccato dal TAR, sia riguardo al disegno del paesaggio storico, opera datata con iscrizione autografa, uno dei cimeli più importanti del gabinetto disegni e stampe degli Uffizi, il cui prestito al museo parigino è stato contestato dallo storico dell'arte Tommaso Montanari. In particolare sull'uomo vitruviano e su altri disegni che erano stati promessi in prestito al Louvre, Sgarbi ha detto che le ragioni su cui poggia il ricorso, quindi non c'entra niente Schmidt, stiamo parlando, sono che l'opera è fragile, è fragile anche lei, lui, sono tutti fragili, e soprattutto che pertinenziale sul piano identitario con il museo. Ieri sono andato a fare il sopralluogo, ho riunito il comitato scientifico e ho verificato che il disegno sta benissimo, che si può muovere, che ha una teca che costa 17.000 euro per cui può andare anche sulla luna come vanno gli uomini, che ha i problemi che ha qualunque altro disegno, e sto scrivendo l'articolo che sto scrivendo proprio questo, e che è pertinenziale sì, ma non è in un'area esposta, per cui sta in un deposito, potrebbe essere anche a Fort Knox, non è visibile, non lo vede nessuno, quindi se non va al Louvre non lo vede nessuno. A questo punto, domani, il TAR si pronuncia anche con la mia perizia, con la mia, quella del Consiglio di cui io sono parte, e sto scrivendo esattamente di questo. Io ho anche le foto, sono l'unico al mondo, le vedete prima nel giornale, perché l'ho fotografato ieri, quindi vedete, qui a Pistoia abbiamo una... Le foto sono queste qua. Ecco il disegno. Tu vuoi dirmi se sta messo male? Cioè, sto messo male io, cioè io ho le emorroidi, ho la cosa, un foruncolo sul naso, cioè dove cazzo sta? Cioè, cosa mi rompi i coglioni? Allora, ho applicato il criterio di Giambattista Vico, che non applicano i magistrati perché si occupano di questioni formali, verum ipsum factum, cioè il giudizio deve essere dato, siccome questi magistrati non lo vedono, ma si fidano di carte che dicono una che va bene, una che non va bene, danno una sentenza, speriamo buona, però domani ci sarà la sentenza. Se la sentenza è negativa, allora al Louvre non vedono il disegno, a Venezia non vedono il disegno e Raffaello non vediamo i quadri, cioè un'inculata totale.